non sono un Tu sei un giocatore addetto ai ai lavori, lavori, quindi ecco. E quando giochi, giochi solo per for fun, per esatto, divertimento. assolutamente. Questo vale per tutti gli addetti ai lavori, questo lo possiamo dire. Poi Però ci sono quelli che sono diventati da addetti ai lavori a giocatori, perché ne abbiamo anche bravi, e anche anche bravi. bravi, e anche bravi. C'ho Poi diversi per nomi in esempio la testa. differenza tra me e un De Nicola, De Nicola è molto molto fortunaio. Raffaele è fortunato mi in fa amore e fortunato nel gioco, quando va Raffaele vince bene, gioca fortuna vince. c'era tutte le fortune. E Devo dire che comunque anche io, però, questo voglio spezzare una lancia che se ne dica, quando facevamo i free roll della stampa lui in dice giro per Italia, qualcuno me ne sono portato a casa, sia a livello italico che anche fuori. io ho giocato poco, ma quel poco non ho mai vinto, quindi. E Ecco, giochi anche no, online, Mimmo? No, grazie. No, 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 no. Io lavoro, adesso ho la mia sala a Torino, quindi lavoro nel mondo del poker. E non voglio più saperne di casino italiani, si può dire? ognuno è così, dipende. Perché secondo me hanno avuto la possibilità di tante collaborazioni, ma purtroppo Ma sono io sono gestiti. sempre dell'idea che magari, sai, ci può sempre essere L'opportunità, no, l'opportunità per sì, ma un miglioramento, no? Per migliorare le situazioni, per migliorare le cose, per cambiare magari quello che sono gli status quo che perdurano nel tempo, ma questi sono i soliti discorsi che facciamo. ma a me dice, penso di sì, no, per me Black no. Sirius dice è lo streamer di poker italiano più noto al momento, quindi ecco. Non lo conoscevo. Esatto, Zampa non se ne era neanche accorto. Vabbè, non se ne era accorto perché ovviamente non pensi di poter vincere con K alta No, su quel board con due dame, due 8, eccetera. Attenzione. viene già che lo scoppiano, benissimo. Comunque, dai, sarà piena. La sala è piena, diciamo che Garantito il superato, superare. garantito siamo sopra i Ho 120.000, visto, quindi una cosa del un genere. buon 20% aggiunto a quello che era il garantito proposto da Casa Imperium. Possiamo dire che questo evento allungato, l'abbiamo chiamato Epifania, anche se siamo ormai al 9, vedrà la conclusione domani. Con i 24 left a questo punto, tu sei a 9. Ci sono dei momenti in cui il buon Zamp ne subisce e lo sappiamo. Lui è diventato famoso con i suoi scoppi subiti spesso e volentieri al river. Giorno in mente come mi hanno scoppiato al main e sto male asso asso contro Jack Jack colore river. Un 30.000 garantito e avremo buy in. Questi sono i numeri. Non capisco la domanda, one again. Vediamo lo small che completa. A questo punto credo che senza guardare le carte sicuramente Zamp andrà a completare, c'ha comunque accoppiata di 2, ma anche se avesse avuto 8-3 off avrebbe penso completato. Allora, se, allora Zampa ha settato i 2, top pair, all-in diretto dello small e Zampa che ha settato i 2 ovviamente farà raise all-in. Non penso che qua Zampa abbia spazio per fare uno stack troppo corto, dunque può fare solo risolin e non credo che nessun altro al tavolo possa chiamare, anche se Francesca ha preso il 9. Non sappiamo le carte di Infantino, del signor Infantino al posto 7. Ovviamente Zampa fa un po' di scena, ma snap, cioè chiama. L'ho detto a top pair, dunque sicuramente parte in un grande vantaggio Zampa. Vediamo questa mano dove è nettamente in vantaggio il nostro amico Zamp. Sono un runner runner. Colpo chiuso, posso dirlo. Sì. Buonasera, Pokerman.
E dunque, anche se Trips e K non basta, perché Zamp fa full house, fa full. E dunque Zamp va, la grafica dice, a 516.000 gettoni e, come scrive qualcuno, double up. Uno paga un'iscrizione di un torneo, ovviamente le fish, in questo caso c'è l'apertura a 35.000, non sono ovviamente 35.000 euro o dollari, sono delle fish del torneo. Vediamo Fimiano con 1.600.000, Albori 861, Cotroneo 842, Zamp 609, Pasquarello 497, Ledda 458, Infantino 287. E vediamo un nuovo giocatore al posto 8, così a vista dovrebbe avere in circa 8-900.000 al posto 8. Si riprende questo future table, eccolo qua, e si riprende con una coppia di 9 dall'hijack per Zampa, che come vedete si ritrova con 5-19 e va al call 30.000 sul race di Ye da UTG più 2. C'è il call anche da parte di Ledda con Tiziana Pasquariello, che invece folda, e quindi è un, attenzione perché c'è anche Fimiano che decide di chiamare questo spot, e abbiamo quindi 4 giocatori per questo board, un 3, un asso e una donna. Sicuramente asso e donna frizzeranno l'azione sia da parte di Led che da parte di Zamp. È una situazione un po' particolare. Probabilmente il primo che mena due volte, come si dice in questi casi. È stato un primo giro di check per il flop. Fimiano checka dal big blind, dietro anche Ye e Zamp, così come Ledda. Questo 6 chiude un possibile colore. Nessuno dei 4 giocatori ha delle cuori in mano. È un check for all, e c'è lo showdown con Zamp che porta a casa questo piattino. Non male, non male, non male. Un piatto da 138k che vanno a implementare lo stack del buon Zamp. Grazie Pagliaccio, buon anno anche a tutti voi. Vi ho fatto prima inizio diretta gli auguri a tutti voi. Fold allo small blind. Vediamo Zamp di grande buio. 7, il signor Infantino pusha 190.000 gettoni. Vediamo asso jack per il posto 8, il signor Ye. Guarda, il primo payout sarà sui 5-600, credo. Poi non li faccio io, li fa ovviamente Giorgio. Però se 3,50 l'average, credo che pagherà tra i 5 e i 600 il primo payout. Poi ognuno fa le sue scelte. Flop dam, sì, ciao. 10-9-2 top pair per la Tiziana, incastro per la Cotroneo, 2 overcard per Ye, il 7 per Zamp. Grazie, one again, grazie. Helmut, vediamo UTG, 18S apre Ye. Vediamo Zamp da UTG ha foldato. Corso 30 minuti di pausa. Bolla. L'ultima mano, che è una delle poche che ho aperto nell'ultima ora. Cioè la Juve perdeva 3-1. Ho visto, 4-3. Ma infatti in sala si è sentito un po' di boati strani e deliri dovuti a, quindi
C'è stato. Sì, sono qua e sono là. Siamo in pausa. Siamo in sì, pausa, perché ragazzi. Siamo leggermente in delay, dunque, ovviamente, non è un prestigio. Cioè esattamente, gioco di... non siamo. Non abbiamo ancora il teletrasporto. Esatto. Però no, eccoci qua. Eccoci qua. Intanto ne approfitto, raga, per salutare tutti, visto che prima non c'era stato molto modo. E bionico, esattamente, soprattutto mi sdoppio. Comunque, niente, dai, prime tre ore. Che sono passate 3-4 ore, un pochino di nulla per il momento, a parte poi la vediamo che la sei due coinvolto in questa sì, mano sì, che finisce qua al Tarna, che lui spara una roba come 60k se non ricordo male, quindi una carta scende, decido di non seguire sto progetto, anche perché il board è veramente drawy e... La tua è Jack di Fiori? Sì. Con Dama Fiori sai che sono in crisi, forse una con Dama Fiori se ne potrebbe anche. Hai openato dal bottone? Ho aperto bottone col call. Flop, check, turn, bet, fold. No, che appena mettato la pasta, grazie. C'è un raise intanto di Ye. Ho al pizzo. Non so. Questo è già il day 2 e domani ci sarà il final day 24 left. Zampa 17 off di grande buio. C'è l'all-in intanto di Ye con 10-9S. Push a 330.000 che sono 15 blind, circa 16. Fold anche Fimiano, vediamo Francesca. E va in porto lo squeeze. Vediamo Zamp di piccolo buio, a fold asso 9. Albore dama 6. Fold, vediamo apertura di Zamp asso 4S dal bottone. Tiziana, vediamo cosa fa, fold, e dunque vince Zamp. Non ho mai fatto un torneo né live né online. C'è un su Stars, c'è un 125 garantito. Tutto a posto, sta giocando alla mia variante. Io gioco solo cash, dunque GL a tutto a posto. KO Winter Series, penso che parli di Stars. Hippo Poker 100k, poi Winter su PS. Bene. A One Again si ricorda cosa penso io di Stars. Bene a fasi alterne, diciamo. E quindi sì, ho contribuito al Montepremi, mettiamola così. Che ha ampiamente superato il garantito. Assolutamente. Sì, mi ricordo che fu un episodio. Mi chiedono come ti chiami, se vuoi dirlo online. No, e ovviamente ragazzi, che abbi giochi. Io non lo dico, ma non lo dico per una questione semplicissima. Perché mi vergogno? Perché voglio essere libero di fare tutte le cagate che voglio, che riesco e quindi non lo dico. Beh, è un segreto, ma non è un segreto immotivato, è un segreto motivato, perché non voglio che poi la gente mi derida quando mi incontra. Comunque no, gioco l'abi più alto che si può, gioco l'abi main, no? Quindi gioco l'abi più alto che si può giocare su Stars, penso che sia abi 70 o abi 60. E è difficile giocare Prossimo torneo. Tanto qui si pigliano a scopole. E comunque un saluto. Sì, manco, mi accodo. Non manco mai. Mi accodo, non mi accodo. Ho avuto l'occasione di comunque salutare i miei amici di Settimo, che tutti sanno che prima lavoravo lì, dunque sì, non sì, è che mi vergogno. Tanto anzi. Ormai direi che Milano è una realtà competitiva, ma fino a un certo punto, meno male, l'offerta di gioco intanto è capillare. E diciamo, sono quelle, cioè non è che c'è molto da. Ma quindi chi è che si è guadagnato la simpatia del pubblico a questo tavolo televisivo che si sta trasmettendo? Ma. Chi è che raccoglie il consenso della platea? Beh, sicuramente molti seguono ovviamente Zamp, che è al posto 1. È arrivato un giocatore nuovo al posto 3.
Che Zamp fa pisciare da ridere, ragazzi. Io ogni tanto lo seguo. Zamp fa veramente pisciare da ridere. È proprio simpatico. Un po'. Allora, i left intanto, ragazzi, non sono 162, ma sono... Rit, se puoi aggiornare i left, sono 129. C'è un pazzo seduto di fianco a me. Non mi ricordo, però può serenamente essere che la gente ti deve interrompere. Magari la penalità è più grave. Comunque mediamente sì, è qualche mano. Quello di punti che dovrei avere in questa fase del torneo, ne ho meno o ne ho di più? Portato a casa. Avete visto The Witcher? L'avete visto The Witcher? Se no. Non avete visto The Witcher, dovete scaraventarvi ora, adesso, su... Dove? Su Netflix. Dovete assolutamente vedere The Witcher. Piuttosto skippate i punti delle descrizioni che sono un po' lenti, però va assolutamente visto. Attenzione, mano tra Zamp, Albore e Tiziana. Se Tiziana 7-7, Zamp fa scalanazza. Quando vuoi, White Child, volentieri facciamo una partitina Oma. Tiziana esce bettando il suo 10. È vero, no? È vero. No, la sua coppia di 7, chiedo scusa. Lex, hai ragione, sono d'accordo. L'unica cosa che, a differenza 40-60 big blind, fate fatica a gestire la fase deep. Zampa 10-3 off a 155.000, dunque a 8 blind. Sì. Albor e Kappadama off andrà probabilmente a openare. Intanto arriva al posto 3 un nuovo giocatore. L'abbi più alto che riesco a giocare, in realtà, che è 60-70 sul punto hit. Però non masso tantissimo, sto cercando di migliorarmi molto negli MTT perché ho delle lacune gigantesche e non riesco ad avere dei risultati buoni, riesco ad avere dei risultati mediocri. È vero, allora, Vigno, adesso ti rispondo sulla questione del valore nominale dei soldi, perché in realtà sembrano moltissimi ma non lo sono. E adesso ci torniamo. Davide giustamente faceva un appunto, diceva, non è detto che un buon coach sia anche un buon giocatore. Ad esempio, io parlo di me stesso. No, perché... non che non sia un buon giocatore, non ma è che detto. Sia portato... Magari è più portato a spiegare, a insegnare, a trasferire delle competenze. Io faccio il mio esempio, orto il mio esempio. Io penso di essere a livello teorico intendo proprio nella teoria, quando si parla di poker, quando si fanno i ragionamenti, quando si fanno i calcoli, tra le persone che conosco, io ho la fortuna di conoscere dei giocatori molto forti che giocano tutti da tanti anni. Io penso di essere uno tra le persone che conosco migliori. Intanto c'è Zampa Iressi. Asso 10 contro 9-9 K10 e per ora sembra che tenga. Vediamo se Zamp sopravvive. Per ora le cose dicono bene. E Zamp sopravvive. Va e a fa 755. Triple up, ragazzi. In realtà, per come è strutturato... Rispondo all'ex al volo. Professionista. Io studio, cerco di fare il mio meglio, ma il mio lavoro è lo streamer. Allora, lì sì, sei un professionista, giochi, veicoli un messaggio magari positivo riguardo al poker, e poi però fai lo streamer. Per fare il giocatore professionista devi giocare, devi vincere tanto da poterti considerare un professionista. Comunque, cioè, ogni quanto ci pensi, Paco... A one again si accoda. Vabbè, credo che automatico ricaricare. Esatto. E dunque giocare alla 5-10 o 10-20 su stars.it non aveva senso. Io giocavo al massimo la 3-6 perché il 5-10 ti siedi con 1000, perdi non so 40, rimani con 9-60. Per poter ritornare a 1000 dovevi uscire dal tavolo e riesederti. È vero, è vero. È esattamente così. Era una partita iniziale. Assi per Zamp. Vediamo che combina. Hai avuto coach? Sì, ho avuto coach, ce li ho ancora. E si va allo showdown. Asso 10, piatto da 760.000, se vedo bene. Flop 8-5-3, colpo chiuso, sì, credo. E dunque va gli assi a Zamp, che va a 800.000 gettoni circa, dunque torna sui... Se il buio è ancora 20.000 va su 40 big blind. Avvocato Olson. Ovviamente conosciamo Cipollini. Poi ci chiedono se... Vabbè, io ovviamente preferite cash poker o tornei. A me non chiedono neanche, io gioco solo cash. Poi c'era qualcuno che scriveva di Mendrisio. Ha riaperto. Cioè... Mendrisio ha riaperto, sembra che stiano giocando. Con le condizioni di gioco che si trovano tipicamente in quella parte di mondo, quindi...
Sì, hanno riaperto. Bene. No, io preferisco il cash game per un solo motivo. Il poker per me è solo un mezzo... Come si dice? È un mezzo... ...di cash game è che la win rate che hai ti aiuta a calcolare esattamente quanto guadagnerai il mese prossimo, ovvero se tu sei un giocatore che ha costruito un gioco vincente e sai che vinci 7 big blind ogni 100 mani e tu sai che se giocherai 1000 mani è cocciato, sta cocciato, oppure che gioca, sì, da tantissimi anni, sì, mentre sta, sul punto com hai lo stesso 92. Dunque vi ricordo che, scusami se ti... No, prego, però lascia 92 il, i premi sono 50, mi hanno detto 55. 55, dunque questa è la situazione. No, Lord Roccia magari non avrebbe avuto gli stessi risultati. Ecco cosa volevo dire. Volevo dire che la realtà locale è una realtà che ha degli svantaggi per quanto riguarda lo... Però credo che il 10 è un livello abbastanza facile da battere. Se non batti il 10... Tentoni. Comunque vi siete risposti in chat, no? Perché il cash game Zap è praticamente estinto? Perché era... Vediamo un po'. Doso. Doso, mi sa, ci sto pensando anch'io. Se gennaio e febbraio vanno come novembre e dicembre, non ha un valore negativo, ha sempre un valore positivo. Comunque, in teoria, riferito al poker, dovrebbe essere quel concetto per cui quando tu hai asso K e il tuo avversario gira asso dama e vince lui, e quella è varianza, no? È il fatto che la funzione statistica dei dati di cui noi abbiamo possesso, dei dati che abbiamo di stata, nel senso, io ho sempre giocato per poco tempo, mi sono concentrato solo sul poker, mi piace migliorare, amo la competizione, però non sono molto competitivo, soprattutto sul field di oggi. 18 mani di seguito a blackjack, non benissimo. No, non benissimo. Intanto c'è l'all-in di tasca e vedo qualcuno che ha gli assi. Intanto Erbaffo, David, mi rispondi. Se mi rifai la domanda ti rispondo volentieri. La partita che state guardando è live, se sì, dove la stanno trasmettendo? Stanno giù. Ovviamente gli assi va in all-in e dunque showdown tra il Ye e il signor tasca. Asso asso dama 10 off. Non parlo del concetto vero, il quadrato della direzione standard rispetto alla media. Cazzo, Lep 3! Flop 6-3-3. No, 8. E dunque gli assi vanno. E... C'è Ye che limpa dal 4. Bottone. Vediamo Zamp. È andato anche di mercato. Zamp, no, ieri ha limpato 6-7S e Zamp pusha su 4. E va il nostro Zamp. È andato Zamp? Ah sì. No, è un push allora. Sì, perché ha limpato 6-7 dal bottone e ha pushato. Ah, ok, ha pushato, ha passato, ha giocato il taglio. Alcuni atteggiamenti al tavolo. Però Toninello... Io trovo che però Ale diventerà un giocatore fortissimo, è un giocatore molto forte adesso, però un po' acerbo. No, aspetta che finisco io. No, vabbè, ma allora lascia perdere. Fa dell'Imperium, eh? Sicuramente migliore di quello francese. Che se un giorno tornerò a vivere in Francia, del caffè e del cibo italiano mi mancherà veramente... Paco, salutaci il gabbrone che io lo seguo sempre perché mi fa... sballare. Zampa sa che resto, eh. No. Zampa ha difeso Jack 9, ha preso top pair, esatto, contro dama 2 e dama 5. Potrebbe essere la mano in cui Zampa è un po' trimpato, però pusha e trova full fold e dunque va Zampa, ritorna 6-80. Vediamo intanto Fimiano che apre resa a 100 rotti mila. Dimmi Ocin 900. Ce l'ho l'in di Zamp, ragazzi, con i ganci. E potrebbe chiamare Fimiano. Attenzione. In the tank. I jack per Zamp è un piatto che sicuramente è importante. Siamo a 10 dalla bolla. Perché i primi sono 55, siamo in 64. E dunque, ovviamente... Vabbè, non diciamo chiave. Niente. È un piatto chiave.
Dopo ti rispondo, Cin, a questa domanda che mi stai facendo. Le metterà? No, ha foldato. Perché quando il dealer appoggia lo stab, il resto del mare. Dà molto più equilibrio alla partita, soprattutto verso i giocatori un po' più occasionali. E dunque ci sono molti reg che magari senza ad perdono molto del loro gioco. Invece, secondo me, devi essere capace di adattarti a qualsiasi partita. Che da... da approfondire, che le vincite sul punto com devono essere dichiarate, perché non ne ho mai sentito parlare, però la cercherò. Non lo utilizzano finché non ti devono pagare, è esattamente questo. Però questa roba qui è un atteggiamento illegale, quindi le room non lo tengono spesso, anche ripeto, per varie ragioni. Comunque è sempre meglio stare all'estero, tanto insomma non è che l'estero sia necessariamente andare dall'altra parte del pianeta. Intanto Zamp a 9-9, ha difeso l'aggressione di Albore, o ha aggredito lui, non ricordo, non ho visto. Il flop non lo aiuta, in realtà non aiuta nemmeno Albore, però vediamo cosa fa. Secondo me ci metterà un terzo. Il pot dice 340, io credo che non sia più di 110 la bet di Zamp. Vediamo quanto betta. David, aspetta, voglio brevettare una parola. I tornei non si dicono a colpi di sfiga. Guarda, me la dice sempre Max. Questa frase l'ho rubata da Max, pescatore. Zamp continua ad aggredire. Zamp ha tirato la seconda con i 9 su Asso Jack 7 dopo che è stato callato da Albore. E ha bettato 160.000. Mi piace tanto la size su questo turn. Mi piace moltissimo. Infatti Albore passa. E... bravo, grande mano di Zamp. Bisogna fargli i complimenti. Ci piace la size. Perché? Bravo, perché bravo, Zamp bravo. Sta proteggendo il suo punto. Che bravo. Cosa vuol dire? Vuol dire che... devo dire che ha fatto una bellissima mano. Esatto. 8-3. Abbiamo 11. Perché dici che la rec è migliore? Tra virgolette d'oro, nel senso che si tratta di avere, si tratta di mettere l'utente nella possibilità di scegliere, non l'offerta migliore, perché ragazzi non esiste l'offerta migliore, cioè non è che il garantito più alto e il buy-in più basso compongono delle particolari vantaggi per il giocatore, a seconda di quello che piace fare a te. Io preferisco giocare magari buy-in un po' più alti con meno persone, c'è chi preferisce giocare il buy-in basso con tantissime persone per arrivare a competere per montepremi importanti. Dipende, ogni giocatore ha la sua zona di comfort, e in Lombardia si può scegliere direi tra tutto un insieme di ma è giusto che ogni giocatore l'abbia la scelta di andare dove vuole, certo. Sceglie il suo torneo. È ovvio che poi, come tutti i posti, poi a volte ti puoi affezionare di più a un posto o un altro. Competitor. Per un momento ho pensato che stesse prendendo l'acqua, Zamp, e non aveva preso la birra. Io cuoto, mi trovi d'accordo. Si vede che non sta ancora abbastanza male da bere solo acqua. Vediamo cosa farà da bottone, vediamo che mano ha. No, Zamp ha una mano che non può aggredire, che sfortuna che ha avuto nell'assegnazione delle carte. Perché Zamp ha dei range molto ben costruiti. Non credo sinceramente che in eventi di questo tipo si faccia condizionare dalla verticalità del payout. Penso che avrebbe giocato, avendo le giuste mani, il suo poker, che è un poker funzionale. Ma secondo me, poi magari nella stessa idea, però all'Imperium si fanno tanti tornei belli, ma spesso molti dei, invece magari dalle altre parti fanno magari più tornei che finiscono in serata, oltre che vabbè la vicinanza a casa e tutto. Beh, sto stupendo, quindi Spoleto mi piace moltissimo. Oh, insomma, il giusto mix tra cultura, percorsi enogastronomici e un po' di vita di un certo tipo, quindi di tirare fuori una giusta strategia dalle sue frequenze e vincere una mano che... in linea campo, tendenziale Zamp, e qui bolla. Abbiamo 16 bui, quindi insomma... vediamo se push o se opena. Di dove sei? Della Sardegna, filo 02. Allora ha openato, rimane solo il grande buio. Ficarolo, c'ho gli zio a Ficarolo, caro Baro 92.
lo zio. Ragazzi, ma questa esplosione di geografia nazionale mi sta quasi commuovendo. Ha difeso il Big Blind. Ha chiamato io e basta. Io sono di Parigi. Ha chiamato e basta. E qui potrebbe non succedere niente. Perché... Beh, ci bet fold, mi aspetto. A meno che ye. No, no, ma mi sa che è un checkato. Esatto, è un completato. E non si vedono le carte. Zamp, siamo in diretta. Ciao ragazzi, si soffre, eh? Momenti di sofferenza, uno la bulla. Speriamo che succeda lontano con quali. No, no, tira sulle mani, per favore. Per scaramantia. Dai, Zamp. Ciao David. Dai, che sono in tanti a seguirti. Fanno tutto il tifo per te. Good luck. Ragazzi. Beh, ci sono. Quanto ha Benelli, Pizzo? Come? Ah, Benelli nella mano, scusami. Benelli è stato. Sì, c'è l'avversario che ha chiamato Olin e Benelli ci sta pensando. Ok, scusa, Pizzo. Com'è il board, Pizzo? Allora, l'action ovviamente non la sappiamo. No, il board. Beh, il board è il board dice dai. Asso di quadri, K di fiori, 6 di cuori, 7 di quadri e un 2 di picche super al dry. River. Cioè, il river è una blank? Sì. Sì. Grazie. Il 2 di picche. Ci sta pensando. Tra l'altro l'all-in, cioè l'avversario che lo mette all-in ha un big stack, quindi non necessariamente è vero. Guarda come lo studia. Benelli fa spesso ste robe che lo mette in pentola, quando bolle è bluff. Non sappiamo l'action play, dunque. Comunque Benelli è UTG, se ho visto bene. Quindi deve aver cercato. Dunque potrebbe avere una suggerica su dama. Deve aver cercato. Lì... Non sappiamo se... Vabbè che in bolla Benelli. Magari è un tribettato di bottone. Sì, ma Benelli in bolla... Però se ci sta... anche 7-4 off. Se ci sta pensando così... Possiamo... Qualcosa ci deve avere. Poi dipende dal tavolo, su un tavolo molto passivo, molto... Dipende da tante cose. Benelli, se ci pensi, ma perché... ci stanno sentendo? Sì, sì, certo. Ma ci sente Pizzo o ci sente? Ci sente sia il Pizzo e loro un po' meno perché. Ok. È stato chiamato il tempo. Stavo dicendo che a Giuliano che non tutti i giocatori lo sanno, ma il tempo può essere anche chiamato da un giocatore che non è allo stesso tavolo. E così è stato. È una regola che non tutti sanno. No, ma io lo so e perché così è fatto. Stato. Io sono stato uno dei primi floor a dire questa regola, all'inizio nessuno ci credeva. Io lo so perché me l'hanno fatto, mi sono girato, c'era... Aspetta che ci sentono. Vi chiedo silenzio. Per call. Ha chiamato. Asso K. Mi sa che Benelli è open. Sì. Contro. Benelli credo che sia open e mi sa che è proprio scoppiata la bolla. Bubble man. Torneo a questo punto. Benelli Bubble Man 56esimo. Signori. Lo showdown Pizzo. Non c'è stato bisogno dell'end for end, non c'è stato bisogno... Lo showdown, Pizzo, che cos'hanno? Nulla, perché? Sfortuna per Andrea Banelli, che chiama con Asso Jack, trova l'avversario con Asso Dama, e sono tutti a premio. Ok. Dunque la bolla praticamente non è neanche iniziata. Dell'eliminazione di un giocatore al tavolo numero 15, la direzione dell'Imperi 1 vi comunica che siete qui a premio. Complimenti.
Torniamo in studio, ragazzi, quella linea. Un po' di Zola è tipo un salame. Un po' di Zola. Quanto si ride. È figo fare lo speaker radiofonico. Io ho degli amici che hanno fatto il corso. 32 25 870 24 21 1050 20 17 1250 16 13 1500 E poi è figo stare in regia, sembra quasi una panic room. Il suo marito si chiama William Shakespeare. Beh, mica l'enciclopedia siete, eh? Ho capito le altre pagine che avete aperte quali sono. No, questo tappati la bocca, io non so per chi sia, però questa ultima. Vediamo questa ultima mano, anzi non la vediamo proprio perché sta arrivando Sergio, uno dei floor, e sta per chiudere. Dunque vedete proprio in diretta. Vieni Pizzo a salutare. Pizzo. Allora ragazzi, come vedete stanno per chiudere questo tavolo, stanno spostando i giocatori. Dunque ritorniamo in studio, vieni Rit.